Ciao a tutti! Oggi voglio farvi vedere un mio nuovo acquisto. Ho comprato questi stivali che vengono fino a sotto le ginocchia con un tacco 9 cm, molto comodo e a punta, però è abbastanza larga e l'effetto arricciato, quindi non si alza di più, resta così sulla gamba. Questo, ragazze, è una scarpa, uno stivale che raccomando a tutte quelle che adesso imparate a camminare sui tacchi. È il momento giusto per quelle che ancora non la fate, perché stivali e stivaletti sono molto più comodi dei sandali e dei décolleté. Quindi se volete imparare a camminare sui tacchi, è arrivato il momento giusto e non perdete questo momento veramente. Indifferentemente dell'età, se avete 20 anni o 60, non si può non saper camminare sui tacchi, anche soltanto se ogni tanto abbiamo bisogno, anche soltanto se raramente usiamo i tacchi, però è sempre se dobbiamo andare in qualche parte e lo dobbiamo fare. Quindi scegliete una bella scarpa, un bel stivale, stivaletto in pelle, mi raccomando, perché la pelle è più morbida e avvolge più il piede, quindi per imparare a camminare sui tacchi è sempre meglio un paio di scarpe o stivali, stivaletti di pelle. Questo poi è un tacco comodo perché è un tacco largo, 9 cm non è tantissimo. Adesso vi presento anche l'outfit, come indossarlo. Questo è il vestito con il quale vorrei presentarvi questi stivali. Questo è un vestito molto largo, anzi anche troppo largo. È foderato, anche se leggero, però è foderato, quindi va benissimo per l'inverno a maniche lunghe. Siccome il vestitino è così largo, assolutamente ve lo dico sempre, a prescindere se avete la pancia o no, mettete una cinta in vita. Se avete un po' di pancetta, magari mettete una cinta ancora più sottile, però dovete sempre valorizzare il punto vita, a prescindere dalla pancia o dalla taglia che avete. Quindi il vestitino è bello largo, quindi dà un po' di leggerezza a questi stivali. Dobbiamo stare attenzione a una cosa: quando gli stivali arrivano fino sotto le ginocchia, la lunghezza della gonna è molto importante. Se la gonna arriva sotto le ginocchia o fino alle ginocchia, in modo che di gamba si vede solo pochissimo, l'effetto ottico è quello di abbassare di altezza. Quindi evitate se possibile la lunghezza, quindi con gli stivali sotto le ginocchia optate sempre per gonne o vestitini che vanno ben sopra le ginocchia, quindi almeno un palmo, ma se di più, in questo caso potete anche osare a mettere anche un vestitino un po' più corto, tanto la gamba è coperta. Poi vanno molto bene, adesso vanno molto questi vestiti di raso un po' più lunghi, va benissimo anche se il vestito copre lo stivale, che se non si vede per niente la gamba va benissimo e va bene anche con quei vestiti lunghi fino a giù per terra o quasi, con dei bottoni avanti o meno, perché vanno tantissimo adesso gli stivali con i vestitini lunghi. Quindi questo è il mio outfit che vi propongo. Gli stivali sono comodissimi, veramente, ragazze, se volete imparare a camminare sui tacchi, questi sono i tacchi giusti. Gli stivali perché reggono bene, tengono bene il piede, quindi è meno rischio di ciampare. Quindi cercate un paio di stivali, mi raccomando, cercateli in pelle perché so veramente una differenza enorme tra pelle e similpelle, per come regge il piede, per come tiene la gamba, almeno affinché imparate a camminare bene. Poi dopo fate come vi pare, ovviamente. Quindi questo è il mio outfit che vi propongo per questo inverno. Sopra potete mettere un capottino o uno che copre il vestitino, ma potete anche mettere dei capottini, dei giacchettini più corti, dipende dalla temperatura che sta fuori. Un bacio a tutti, spero che vi piaccia il mio outfit, mettetemi un like se è così. E iscrivetevi al mio canale. Ciao a tutti!